Oltre 315.000 visitatori al Salone del Libro 2010, un programma che prevedeva più di 1.400 incontri nelle 27 sale del Lingotto Fiere di Torino. Anche Ecografi porta il suo contributo, cominciando dalle testimonianze lasciate da due artisti italiani del cinema e del teatro, Dario Argento e Dario Fo. Il primo, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, ha parlato, tra le altre cose, del suo desiderio di conoscere un alieno. Insomma, ce ne sono tante di curiosità sulla fantascienza. La principale è quella di poter incontrare un alieno, perché non posso pensare che non ci sia un alieno. Cioè, tutto può essere vero o falso nel mondo, però gli alieni sicuramente ci sono, perché mi sono miliardi i mondi, vuoi che su un altro mondo non c'è stata la vita? Com'è possibile? Cioè, Nel prossimo futuro prevede un momento di pausa dal lavoro per lasciare spazio alla riflessione personale. sono tanti anni che lavoro continuamente, ogni anno e mezzo faccio un film. Adesso vorrei prendermi un periodo dove pensare un po' più a me stesso, incontrare me stesso, parlarmi, viaggiare con me stesso da solo. Dario Fo, Sballate drammaturgo, dell'amore verso attore un e altro, scenografo italiano, che deve in occasione della significare, presentazione del suo nuovo libro La Bibbia spiegata ai villani, ha toccato anche il tema della censura. Io spero che il presidente nostro Dorato si decida finalmente non soltanto a cacciare qualcuno dalla televisione così, ma cacciarci proprio via dall'Italia. Finalmente riusciremo a ritornare al nostro rigore e potremo andare a dimostrare che siamo capaci di realizzare. Qui invece ci sotterrano in un'agonia tremendo e ci mandano nelle isole strane orientali. A proposito di macchine teatrali, No, ma vieni. aspetta, dovevi aspettare un attimo, stavano capendo la battuta, l'hai bruciata, porca una miseria. Bene, dopo me la fate raccontare fra di voi. Ha poi regalato la recitazione di uno dei brani del nuovo libro, dei primi secoli dopo il mille, La presunzione del maiale, un dialogo fra Dio e un maiale. O il Signor, Neo Grazia, come tutto aveva creato, o andava in qualche momento a guardarsi tutto il creato e diceva, boh, che bel creato, che ho creato. Ma sono proprio bravo, guarda qui, guarda, quel cavallo, come il vento che vento, guarda che bel che vento, dei miseli che vola, dicete, del cielo, che color, che colore, fate che è un po' più troppo grosso, c'è più una tela che è così, il che va migliore così, guarda che pesi, quella maniera, eccetera. Ma che testa che cosa mi subisce. E dopo va a incontrare un porcello, che lui non si era dimenticato, porcello maiale anche se chiama. E subito dice ciao Porcello e vede com'è dentro a una sgrunfassa del biucunco, si scracca de. Ecco, queste parole sono a metà inventate, a metà corrotte per arrivare al suono, perché è importante, più ancora della parola sono il suono.